corso. La maglia di campione italiano a termine di questa prova. Sandro Di Rento.
Troika. Noi siamo di Parma, il Wild Team. Il Wild Team di Langhirano. Questa prova com'è andata? Poteva andare meglio. Ho avuto gli ultimi chilometri, ho avuto le gambe dure e niente, ho perso un bel po'. Va bene così, eh. Sì, dai. Facciamo per divertirsi. Percorso come l'avete trovato? Il percorso è duro e bisogna essere bello, allenati. E poi oggi è stata anche una giornata un po' freddina e anche quello, no, per tutti. Una bella corsa, però è dura. Bello. E poi più che è dura anche la distanza. La distanza. 16 km sono pesanti. Una vera che scalata. Sì, esatto. Amici sportivi, un buongiorno a tutti, siamo con Monica Messori, recente vincitrice
campionessa italiana. Quest'oggi è la cronoscalata qui a Maranello Serra Amazzoni. Le impressioni a caldo, sentiamo da lei. Allora, organizzazione assolutamente perfetta, c'erano molti controlli, strade chiuse, quindi abbiamo corso in sicurezza. Il percorso lo amo tantissimo, avevo corso qua anni fa, è una salita che conosco bene, dove mi alleno, e quindi è stata una bella gara. Siamo con Enrico Bartolozzi, vincitore della categoria A4, sentiamo anche da lui le impressioni a caldo per quanto riguarda l'organizzazione e del percorso di questa cronoscalata Maranello Serra Amazzoni. Allora, l'organizzazione sicuramente è stata ottimale, purtroppo è iniziato con la pioggia in mattinata, un po' freddo, però insomma l'ho affrontata abbastanza bene la salita, sono riuscito a fare il secondo tempo assoluto, sono riuscito a vincere la maglia, mi sono riconfermato perché già l'avevo indosso dall'anno scorso, quindi che dire, è stata una giornata ottima per me. Faccio ogni tanto delle cronoscalate qua in Emilia e quando vengo sono sempre fatte molto bene le organizzazioni, meglio che in Toscana secondo me. Siamo con questi due fortissimi atleti, recenti vincitori delle rispettive categorie, andiamo a sentire da loro le impressioni a caldo e i loro nomi e di che cosa ne pensano di questa bella organizzazione e di questa manifestazione. Buongiorno a tutti, sono Valerio Nobili, ho vinto la categoria A2 e la classifica generale, è stata una bellissima manifestazione, infatti colgo l'occasione per fare i complimenti a tutto lo staff organizzativo che ci ha messo a disposizione un bellissimo percorso e devo dire che nonostante la giornata all'inizio molto piovosa è stato tutto veramente impeccabile e perfetto e è andata alla grande. Bene, sentiamo l'altro vincitore della categoria. Sono Caro Bieros, A5, ho vinto la mia categoria, condivido in pieno quello che ha detto il mio compagno di squadra, una bellissima giornata, una bellissima organizzazione, il tempo è stato per fortuna clemente perché inizialmente quando siamo partiti da casa diluviava e oggi è una bellissima giornata in un contesto di una bellissima manifestazione all'interno di Maranello. Buongiorno, siamo a Maranello, abbiamo appena finito la premiazione del campionato italiano di cronoscalata, valevole appunto per il titolo di Tesserati WISP. Ottima organizzazione, ottima la scelta del percorso, che poi è un percorso tradizionale, molto ambito dai ciclisti. Purtroppo la giornata non è stata delle migliori, però si sa, il ciclismo si pratica all'aria aperta e di conseguenza il fatto che ci sia bello cattivo tempo influisce sul numero dei partecipanti. Detto questo, la manifestazione è stata organizzata egregiamente, tutto è andato come doveva andare, cioè nel bene, non è successo niente di particolare, c'è stata una grande premiazione, una grande partecipazione di pubblico. Allora, alla fine della manifestazione, ottima partecipazione, bellissima gara che speriamo di ripetere anche quest'altro anno. Sicuramente diventerà una gara must nella serie delle gare organizzate dalla Lega Ciclismo WISP di Modena. L'unica cosa che ci rammarica, l'unico rammarico è il tempo, il brutto tempo che specialmente stamattina è stato infame e ci ha portato via, siamo convinti, almeno una cinquantina di concorrenti. Siamo con Alan Tigri, organizzatore di questa bellissima manifestazione, cosa ne pensa e com'è andata? Dunque, noi del team Bike XP abbiamo deciso di riportare questa gara che è un classico del panorama ciclistico, quindi la Maranello Serra, e quest'anno valida come campionato italiano cronoscalata WISP. E ci siamo impegnati al massimo per organizzare questa gara e diciamo che alla fine è andato tutto bene, anche se il tempo, il meteo ci ha un po' penalizzato, però abbiamo avuto comunque una buona partecipazione. E vorrei ringraziare in particolare la WISP che ci ha permesso di effettuare questa manifestazione, ci ha dato il patrocinio e vorrei ringraziare gli sponsor, Nuova Asta, Pastificio La Rosa, Pivat. E un ringraziamento anche a Cicli Paletti e a Iacobike che ci hanno aiutato per il supporto logistico e un ringraziamento speciale a tutti gli atleti che hanno partecipato nonostante ci fosse la pioggia almeno all'inizio della manifestazione e quindi un grazie a tutti. Tutto è andato abbastanza bene, quindi l'anno prossimo speriamo di ripetere questa manifestazione magari insomma in un altro periodo per cercare di trovare un meteo un po' più migliore.